Iannini, che credo non abbia bisogno di presentazione, la vicepresidente dell'autorità garante per la privacy, magistrato, e sicuramente oggi ci potrà intrattenere su questa materia che io conosco molto molto bene, che ho sentita parlare ed è davvero un relatore molto molto piacevole anche da ascoltare, oltre che interessante. Allora intanto grazie per avermi invitato, al di là del patrocinio che il garante della privacy ha concesso questa iniziativa. Io in realtà ho avuto qui poche considerazioni, ma tanto per cercare di far capire in termini anche molto divulgativi di che cosa stiamo parlando. E partirò da un rapporto, l'ultimo rapporto di ICOM, che nelle conclusioni afferma che limitare la libera circolazione dei dati, una misura che spesso alcuni governi hanno intrapreso per tutelare la privacy dei propri cittadini, spesso vuol dire anche porre dei limiti molto significativi al libero commercio, generando, secondo alcuni studi, un impatto negativo sulla crescita quantificabile tra lo 0,4 e l'1,1% del PIL. E quindi la conclusione è quella di compiere uno sforzo maggiore per abbassare le barriere alla libera circolazione dei dati. Questo è un auspicio che io condivido, è un auspicio oggettivamente condivisibile, però si deve confrontare con dei principi consolidati già nel codice della privacy e ora ribaditi nel regolamento europeo, che disegna un sistema fondato sulla trasparenza prima ancora che sulla portabilità dei dati, perché per garantire la circolazione dei dati senza barriere, così come si vorrebbe da parte di molti operatori, bisogna edificare alcuni pilastri. Il primo pilastro è quello di una vera conoscenza di come sono trattati i nostri dati personali, e questa conoscenza presuppone un'informazione completa, comprensibile e leale, una parola sola, un'informazione trasparente. Allora questa informazione trasparente diventa poi il presupposto per edificare un altro pilastro, che è quello del consenso, che deve essere appunto consapevole, in virtù di quella informazione trasparente, il consenso consapevole. E poi c'è il terzo pilastro, che è quello della sicurezza. Una sicurezza che interessa a tutti coloro che trattano i dati personali. Quindi quanto più il sistema è sicuro, tanto maggiore può essere la circolazione dei dati. Il nuovo regolamento europeo ha investito molto sulla sicurezza e può costituire un'opportunità per realizzare quel contemperamento tra le esigenze di sviluppo e la tutela dei dati personali. Direi che gli attori di questo sistema che vi ho sinteticamente delineato sono tre: i cittadini, le imprese e i professionisti. I cittadini sono interessati sia in senso tecnico, perché secondo il garante sono interessati, sia in senso lessicale, perché oggi la tutela dei diritti della personalità, perché parliamo di tutela dei diritti della personalità garantiti dalla Costituzione, affronta un'epoca molto particolare, un'epoca di eccezionale difficoltà secondo me, perché da un lato la sensibilità collettiva si è allentata e l'autocontrollo ha ceduto di fronte alla sintassi di linguaggi nuovi, la sintassi dei nuovi mezzi di comunicazione, dall'altro c'è una cresciuta però sensibilità dei singoli quando vengono colpiti dall'utilizzo di questi nuovi mezzi di comunicazione, quando quindi la loro riservatezza viene aggredita attraverso mezzi invasivi a scrittura non cancellabile. Allora il bilanciamento degli interessi in gioco in questa materia è sempre insoddisfacente, il garante si fa carico di queste insoddisfazioni, tenendo però conto che è in corso una vera rivoluzione sociale, che è dettata dal bisogno di scardinare delle regole della comunicazione della società postbellica, cioè di scardinare convenzioni, modi di pensare, espressioni di questi modi di pensare. E allora per attuare questa rivoluzione ora si sono utilizzate tutte le opportunità che sono offerte dalla globalizzazione, dalla interconnessione, che ci rende tutti quanti perennemente collegati col mondo, con l'eliminazione di tutti quei filtri che prima in qualche modo costituivano comunque una qualche forma di garanzia.
Oggi si posta un messaggio su Twitter, su Facebook o su qualunque altro social network, si raggiungono centinaia, migliaia di utenti sparsi in tutto il mondo, nella convinzione, ahimè, che ognuno di noi ha sull'unicità del proprio pensiero, che unico non è, ma noi siamo convinti che lo sia. Ed è tutto questo è molto esaltante, io non sono così convinta, però certamente è molto apprezzabile che ci sia la possibilità di far esprimere il proprio pensiero a soggetti che in società particolari, in regimi dittatoriali, questa possibilità non avevano. E se è sfidante far trapelare notizie di sicuro interesse pubblico in contesti dove questo è molto difficile, nessuno però può contestare che la qualità delle informazioni che viene trasmessa attraverso questi mezzi di comunicazione è bassissima, o addirittura molto scarsa, anche come qualità. E quindi l'enorme facilità con cui oggi si propagandano idee politiche, economiche, filosofiche, su una base di informazione scientifica qualche volta anche piuttosto carente. Da qui quindi la necessità sostanzialmente, di cui si fa carico anche il garante della privacy e non solo, di porre delle regole rispetto ad un mondo che turbinosamente manifesta in questi modi, con queste modalità, il proprio pensiero. E questo diciamo per quanto riguarda la tutela dei cittadini, di tutti noi. Poi c'è un tema che riguarda invece le imprese. Sulle imprese che dal 2011 sono state escluse dalla tutela del codice della privacy con una scelta, a mio giudizio, assai opinabile, ma che sono però massicciamente coinvolte come titolari del trattamento e in genere comunque sulle persone giuridiche pubbliche e private gravavano col nuovo col codice del 2003 e continueranno a gravare col regolamento degli obblighi assai rilevanti. Da maggio del 2018, con il nuovo regolamento, si cambia però percorso, perché innanzitutto si anticipa la tutela e la protezione del dato già al momento in cui il dato viene acquisito e trattato, in un'ottica poco italiana, molto nord europea, che già conosce molto meglio di noi questi fenomeni della moral suasion, dei modelli di organizzazione, dell'autocontrollo di qualità, degli audit interni, di tutti quegli strumenti che consentono di fondare il rispetto delle norme e le garanzie dei singoli interessati più sulla professionalità dell'operatore, e qui ci avviciniamo al tema del master, che non sullo studio, che non sulla imposizione, diciamo, di sanzioni pesanti. Questo non vuol dire che il regolamento sulla privacy non abbia previsto sanzioni per le violazioni delle proprie disposizioni, perché le ha previste e pesantissime. Però si è proprio spostata l'ottica dalla repressione e successiva alla violazione, che comunque è prevista, alla prevenzione della violazione, secondo uno schema ormai che va molto di moda e che è stato già adottato nel nostro paese a proposito della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendenti da reato, cioè la legge del 231 del 2001. Anche in quella sede, infatti, che cosa si faceva? Si stimolano sostanzialmente le imprese alla predisposizione di modelli di organizzazione e gestione della propria attività con efficacia, in qualche modo esimente, ma fino a un certo punto, perché poi in realtà, diciamo, la vera e propria esenzione dalla responsabilità per le imprese che avessero fatto tutto il possibile per evitare l'evento, diciamo, è stata prevista in via astratta, ma poi la discrezionalità lasciata all'autorità giudiziaria nella valutazione del caso è stata tale che di fatto questa esenzione dalla responsabilità ha avuto un'efficacia pressoché nulla. E io sono memore di questa occasione persa, perché in quegli anni lavoravo su questo tema in ufficio legislativo e quindi spero e mi auguro che la delega relativa al nuovo regolamento riesca a dare un vero valore a questo riconoscimento dell'attività compiuta dai titolari del trattamento per prevenire gli eventi negativi in tema di trattamento di dati personali, riconducendo un po' quello schema sanzionatorio che è previsto nel regolamento anche alla possibilità di copiare dalla tenuità del fatto del penale la modularità dell'applicazione delle sanzioni qualora, nonostante l'attività di prevenzione, in realtà poi il precetto, diciamo, venisse violato.
E sicuramente, diciamo, di fronte ad un sistema nel quale è lo stesso titolare del trattamento che deve fornire per primo con la propria professionalità e competenza la garanzia di una corretta gestione dei dati personali, la sfiducia degli interessati, che oggi è uno dei primi motivi, per esempio, del disinteresse degli italiani per l'online, diminuirebbe in modo esponenziale, contribuendo a rendere queste tecnologie più utilizzate per le esigenze quotidiane. E infine, diciamo, partecipi di questa trasformazione e partecipi non secondari di questa trasformazione sono proprio i professionisti, a cui oggi è indirizzato questo master, che è organizzato appunto dai due consigli dell'ordine, che è a mio avviso una scelta intelligente, perché le sfide che pone il regolamento coinvolgono tutte e due queste professionalità, alle quali si chiede di lavorare insieme, di lavorare quindi in una bella sinergia efficace, perché è dal momento dell'ideazione dei sistemi utilizzati dai titolari del trattamento che queste professionalità si devono coniugare. I concetti di privacy by design, di privacy by default, che erano già sottintesi nel nostro codice, sono sottintesi nel nostro codice all'articolo 3, che già richiedeva espressamente che i sistemi informativi e i programmi informatici fossero configurati fin dall'inizio, adesso nel nuovo regolamento assumono un'importanza fondamentale, c'è un intero articolo che ha rubricato protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita. Quindi in questa rubrica dell'articolo, se mi pare ricordare male, 25 del regolamento, c'è tutta la sintesi di quello che il legislatore europeo ha voluto dire. Il principio dell'accountability, che imporrà al titolare del trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, delle finalità del trattamento, dei rischi, imporrà che cosa? Adozione di misure tecniche, ma anche organizzative, adeguate per garantire che il trattamento sia effettuato conformemente al regolamento. E accanto al principio dell'accountability, l'introduzione dell'obbligo, per esempio, di tenere un registro delle attività di trattamento, quello di effettuare valutazioni di impatto sulla protezione dei dati, e infine il core business, diciamo, questo vostro master, l'introduzione di questa figura del responsabile della protezione dei dati, che è il cosiddetto Data Protection Officer. Credo che tutto, buona parte del vostro corso sarà impostato sullo studio di questa figura, che dovrà essere nominato obbligatoriamente da tutte le pubbliche amministrazioni degli enti pubblici e nonché da privati che trattano dati di un certo tipo. Quindi è una figura non solo consulenziale, ma di raccordo con l'autorità, che deve conoscere quindi e deve avere cognizioni di natura non soltanto giuridica, ma anche evidentemente tecnologica, informatica, eccetera. E quindi deve avere all'interno dell'impresa o dell'amministrazione pubblica nella quale si troverà ad operare anche una posizione di assoluta indipendenza, dovrà essere in grado di adempiere alle proprie funzioni in assenza di conflitto di interesse, dovrà operare come lavoratore all'interno ma anche come lavoratore esterno sulla base di un contratto di servizi. Poi la scelta evidentemente sarà rimessa alle amministrazioni e poi alle imprese. E dovrà fornire pareri al titolare del trattamento sulle valutazioni di impatto, dovrà, come ho già detto, fungere da punto di contatto con il garante della privacy e con gli interessati, che quindi lo avranno proprio come figura, come interlocutore nell'ambito dell'esercizio dei propri diritti. Quindi una nuova professionalità con enormi opportunità di lavoro. Ma proprio perché il regolamento, come vi ho detto in maniera assai sintetica per la verità, ha investito sulla prevenzione, non potrà essere consentita nessuna formazione superficiale, nessuna cultura appiccicaticcia della protezione dei dati. Quindi da tempo vedo che università, ordini professionali, centri privati formano professionisti che si dedicheranno a questo lavoro, ma in questo lavoro nulla potrà essere lasciato al caso, per cui per quanto, diciamo, la quantità dell'impegno non sia mai il sintomo di un impegno efficace, credo che dobbiamo abbastanza diffidare di quei corsi di formazione che si riducono a un pomeriggio di conversazione. Quindi l'invito per tutti coloro che volessero dedicarsi a questa professione a esaminare in maniera assai approfondita
i programmi, perché un programma di formazione di un data protection officer porta via molte ore, porta via molte professionalità, perché, ripeto, ci sono degli aspetti giuridici di natura complessa. Questo codice della privacy del 2003 era scritto in maniera complicata, il regolamento ancora peggio, quindi nel senso di una necessità proprio di avere degli strumenti tecnici adeguati per capirlo. Poi dopo bisogna avere anche gli strumenti tecnici adeguati per poter applicare quelle regole a dei sistemi di natura informatica, tecnologica, cioè, che sfuggono al giurista e che sono patrimonio di altre professionalità. Quindi perciò dico, niente può essere lasciato al caso in questa materia, anche perché se un'impresa si affida alla prevenzione dell'evento negativo, bisogna che i professionisti che affiancano quell'impresa gli consentano di conseguire in serenità e in sicurezza quell'obiettivo. Il garante segue sempre con attenzione tutte le iniziative in tema di formazione. La mia presenza oggi, al di là diciamo del formale patrocinio che abbiamo concesso, è proprio il segno di una convinta condivisione delle iniziative di formazione e in particolare di questa iniziativa, per cui auguro a tutti buon lavoro e spero poi alla fine di questo corso di avere tanti di voi che magari incontrerò al garante in questa attività di collegamento tra il Data Protection Officer e gli uffici del garante. Grazie.